I received yesterday an official letter from the Free University Berlin. Sono scene di 2 anni fa e già sembrano appartenere ad un passato remoto. E l'Università di Los Angeles, il filosofo Marcuse, che tanta influenza ha avuto nel movimento studentesco americano, parlava ai giovani in favore di una sua allieva, una ragazza di colore, dotata di non comune intelligenza, molto colta. La ragazza si chiama Angela Davis. Tutto il mondo ha seguito con interesse la sua vicenda. Angela Davis, a 26 anni, già insegnava filosofia in questa università. Ne fu espulsa perché iscritta al Partito Comunista Americano, ma subito dopo fu riammessa per interessamento degli insegnanti della facoltà universitaria. Angela Davis venne poi rinchiusa nella prigione di San Rafael con una grave imputazione. Secondo l'accusa, ella aveva fornito un fucile ed una pistola ad un giovane nero, Jonathan Jackson. Il giovane, 2 anni fa, entrò in un'aula del tribunale di San Rafael per liberare 3 imputati neri processati per aver ucciso, secondo l'accusa, un guardiano nelle prigioni di Soledad, una delle più tetere della California. Là spesso scoppiano risse e conflitti fra detenuti bianchi e di colore. È noto che nella prigione di Soledad fu assassinato George Jackson. Jackson è l'autore di quelle lettere dal carcere che sono state tradotte in tutto il mondo e che hanno avuto tanto successo. George Jackson era fratello di Jonathan, il giovane nero che aveva preso con sé gli ostaggi irrompendo nel tribunale di San Rafael. Durante la fuga la polizia aprì il fuoco, caddero uccisi il giudice preso come ostaggio, 2 dei neri imputati e lo stesso Jackson. Secondo la legge californiana è colpevole allo stesso modo chi uccide e chi fornisce l'arma del delitto. Angela Davis fu appunto accusata di aver fornito le armi. Secondo la difesa, se davvero Angela Davis avesse voluto fornire le armi, non le avrebbe registrate a suo nome, in un paese dove infatti le armi si possono comprare senza presentare documenti. A quell'epoca, i maggiori esponenti della sinistra americana, tutta la massa negra e la parte più progressista del paese, erano con lei. I fondatori del partito delle Pantere Nere, Newton e Bobby Seale, erano in carcere. Cleaver, altro leader di prestigio, era esule in Algeria. E Angela Davis appariva dunque nei neri americani come la massima rappresentante della loro causa. Manifestazioni in favore della sua liberazione, marce di protesta, si svolsero in tutto il paese. Tutti i giurati sono bianchi e appartengono alla piccola borghesia. Che possiamo aspettarci? Disse allora la madre. Ma a smentire tutte le previsioni, venne di colpo la sentenza, il giudizio della giuria. Angela Davis è innocente. Quali sono state le reazioni di Angela Davis a questa sentenza? Qual è oggi il giudizio sul suo paese, sulla classe media americana? In che modo, con quali mezzi intende oggi continuare a battersi per i diritti della sua gente? Angela, come ha trascorso il suo periodo in prigione? Nei 16 mesi che sono stata imprigionata, ho vissuto quasi sempre in isolamento. Mi impedivano di vedere i miei legali. Poi venni trasferita nella prigione di San José. E lì il trattamento fu ancora peggiore. Ero rinchiusa in una cella piccolissima, senza riscaldamento. Poi la situazione migliorò perché tutta la gente di colore cominciò a battersi per me. Arrivarono lettere e telegrammi da tutte le parti del mondo. Ebbi un trattamento migliore. Oggi penso a tutte le persone arrestate ingiustamente e non appoggiate da un grande movimento di protesta. Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento? Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non si unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere. Il fatto di essere nata nel Sud ha avuto un peso nel suo atteggiamento politico? Naturalmente la mia esperienza di bambina negra nel Sud ha avuto grande influenza. Ma il razzismo non è soltanto negli Stati del Sud. Recentemente abbiamo visto a New York ripetersi gli incidenti che accaddero 16 anni fa nel Sud. I genitori bianchi che impedivano ai bambini negri di entrare nelle scuole. Lei ha parlato di razzismo in questo paese. Purtroppo, ovunque si presenta il problema, nasce il pregiudizio. È quello che accade in Inghilterra, in Francia, in Germania. Angela, vorrei dirle una cosa. In Italia
Ho sposato una donna di colore. Ebbene, se volessi, potrei raccontare tanti episodi di pregiudizio razziale anche nel mio paese. Ma non ho detto che il razzismo sia solo un fenomeno americano. Il razzismo è un'espressione del capitalismo, cioè dello sfruttamento di paesi capitalistici. Tempo fa ho compiuto un giro in Europa, nei paesi socialisti, e poi sono stata a Cuba. L'esperienza cubana mi ha impressionato. Là ho visto bambini bianchi e neri crescere insieme, educati allo stesso modo. È un modo di costruire una società senza pregiudizi. Eppure abbiamo visto che in tanti paesi socialisti il pregiudizio razziale è ancora radicato. Sappiamo che molti ebrei in Polonia e in Russia devono soffrire di molte ingiustizie. Ma non ho detto che il razzismo sia del tutto sradicato nei paesi socialisti, no. Dico soltanto che nei paesi socialisti esistono i presupposti perché il razzismo sia sconfitto. Il razzismo nasce nello sfruttamento. In Alabama, ad esempio, i lavoratori neri sono assunti con paga inferiore. Il livello medio di povertà in America è un salario di 2 milioni e mezzo l'anno, 200.000 lire al mese. I lavoratori negri in Alabama hanno invece un reddito annuo al di sotto di un milione. In America e in Europa, un po' dappertutto, certi movimenti rivoluzionari sembrano in crisi. Qui in America il partito delle Pantere Nere ha perso quasi tutto il suo mordente. E dove sono finiti gli altri movimenti? Dov'è il movimento studentesco? Ma veramente dipende da come definiamo un movimento rivoluzionario. Penso che in tutto il mondo si sia capito che la lotta rivoluzionaria significa soprattutto creare nelle masse una coscienza politica, non spingerle alla violenza per il gusto della violenza. A Cuba ho avuto modo di parlarne anche con Fidel Castro. Anche lì si è convinti che si debba cercare di portare la gente a lottare contro l'imperialismo soprattutto con un grande movimento di opinione. È stato proprio un grande movimento di opinione mondiale a favorire la mia liberazione. I movimenti estremisti hanno commesso molti errori anche in Europa. Angela, qui due massimi esponenti del partito delle Pantere Nere, cioè Newton e Cleaver, si sono rinfacciati delle accuse pubblicamente. Devo dire che non condivido l'idea di Cleaver, che è quella della rivolta armata. Dal suo esilio in Algeria ha cercato di eccitare i negri d'America a prendere le armi. Sarebbe stata una follia. Newton, al contrario, si è spostato su posizioni di destra. Sarebbe però sbagliato giudicare i movimenti rivoluzionari da un partito come quello delle Pantere Nere. Voglio invece fare un esempio di una vera e seria coscienza democratica e rivoluzionaria. Tempo fa a Detroit ho parlato ad una folla di 10.000 operai e quando ho parlato della necessità di portare avanti la lotta contro lo sfruttamento in modo organizzato e razionale, tutti gli operai hanno approvato, dimostrando così una vera maturità, che non è il dilettantismo rivoluzionario. I negri d'America stanno sempre più acquistando una coscienza politica. I neri hanno capito che la loro deve essere una lotta contro lo sfruttamento e non possono rimanere isolati in questa lotta. Insomma, la lotta dei neri d'America oggi non può essere più una lotta antirazzista. È una lotta di classe che vuole unire gli sfruttati, neri e bianchi. Questa è l'eredità, la lezione di uno dei maggiori nostri capi, Martin Luther King. Purtroppo la sua figura non è stata capita del tutto. Molti hanno voluto vedere in lui solo l'apostolo della non violenza, il pastore che si batteva per far entrare i neri negli autobus o nei locali pubblici. Purtroppo anche molti neri l'hanno ingiustamente definito come uno zio Tom. Un nero riconosciuto espressione della piccola borghesia di colore. Ma tutto questo è falso. Innanzitutto bisogna pensare agli anni in cui King operò, cioè gli anni 50, quando la coscienza politica dei negri d'America non era ancora matura. E King dovette far leva soltanto sul sentimento religioso del negro. Ma occorre ricordare che King parlò per primo dell'esigenza di una lotta contro l'imperialismo e lo sfruttamento. E quando fu assassinato a Memphis, nel Tennessee, egli stava partecipando allo sciopero degli spazzini di quella città, cioè ad una lotta sindacale. King è stato anche il primo leader nero a prendere posizione contro la guerra nel Vietnam. E ci furono molti che invece dissero: i neri devono solo lottare per i loro problemi. Noi oggi accogliamo l'eredità di Martin Luther King.